Il fenomeno dell'aquaplaning si verifica quando i pneumatici non riescono a spostare in modo adeguato lo strato d'acqua che ricopre l'asfalto, portando le gomme a galleggiare. Tale evento si verifica in caso di velocità eccessiva rispetto alle condizioni stradali e si aggrava ulteriormente in caso di coperture usurate. Qualora procediate in linea retta e si verificasse l'aquaplaning, dovrete contemporaneamente lasciare l'acceleratore, schiacciare la frizione e tenere saldamente il volante finché non avrete ripreso il controllo del mezzo. Qualora effettuando un sorpasso o dovendo evitare un ostacolo si verificasse l'aquaplaning, è fondamentale la posizione di guida corretta. In tale situazione, infatti, il volante e le ruote sono sterzati. Usciti dall'aquaplaning, le ruote riprenderanno aderenza facendo girare velocemente il veicolo nella direzione di sterzata. Tale situazione può essere corretta solo con una giusta presa sul volante. In caso di aquaplaning sul solo semiasse destro, l'ambulanza tirerà verso destra. Per correggere tale situazione dovrete contemporaneamente schiacciare la frizione e rilasciare l'acceleratore. Allo stesso tempo dovrete effettuare delle piccole correzioni al volante per mantenere il mezzo in traiettoria